Siamo con Stefano Argili, responsabile settore giovanile della Robur Siena. Ci troviamo all'acqua calda. Io partirei proprio da questo campo perché torna in modo importante anche per il settore giovanile. Non tutti gli allenamenti chiaramente delle squadre sono qua, però innanzitutto le partite casalinghe e parte degli allenamenti. Sì, è così, è un piacere finalmente ritornare qua perché diventa il nostro punto di riferimento, ovviamente per le partite, ma riusciamo anche a fare parte degli allenamenti. Quando si allena la prima squadra siamo subito in campo. È una struttura ottima, sappiamo tutti, sia per questo campo rinnovato, gli spogliatoi e logisticamente per tutti i nostri ragazzi è la soluzione perfetta, quindi siamo molto contenti e speriamo che questo ci dia uno slancio per partire ancora più forte col nostro settore. È stata un'estate assurda, paradossale per la prima squadra, ma non solo, perché tutto poi ha avuto un riflesso anche sul settore giovanile a livello organizzativo. Sappiamo che cambia moltissimo da una serie C ad una serie B. Immagino appunto che le difficoltà siano state notevoli. Sì, non è stato facile. Speravamo di fare questo salto di qualità grandissimo come settore giovanile, che ci avrebbe portato a confrontarci con tutti i migliori settori giovanili d'Italia, perché a quel punto, essendo in Serie B, potevamo giocare nei campionati giovanili A e B, che sono appunto separati dalla Serie C. Torniamo nella dimensione che avevamo negli ultimi anni, con un piccolo dispiacere, perché sarebbe stato sì, molto impegnativo, però molto affascinante avere questo confronto. Però torniamo appunto a disputare il campionato contro tutte le altre squadre di Serie C. Siamo pronti, siamo partiti, abbiamo confermato grande parte dello staff, la società ha confermato in primis noi per questa nuova annata, e quindi siamo contenti di essere sul campo e ripartire, dare la soddisfazione ai ragazzi di disputare i propri campionati. Ecco, la prima giornata di tutti i campionati, a parte i giovanissimi professionisti, c'è stata domenica scorsa, quindi si inizia, diciamo, ad entrare nel vivo. Quali sono un po' le aspettative allora per queste squadre, considerando che chiaramente ci sono state anche delle novità dal punto di vista dei calciatori? Sì, ci sono stati tanti nuovi ingressi, comunque l'intelaiatura delle squadre sono ragazzi che sono parte di questa società magari anche da tanti anni, che ci siamo portati dietro almeno da 3 o 4 anni sicuramente, quindi questa è l'ossatura principale. Come ogni anno cerchiamo di migliorare le squadre guardando soprattutto al nostro territorio, ma anche alle zone limitrofe, come abbiamo sempre fatto. Il bacino di Grosseto è sempre molto vivo, ci sono ragazzi che vengono anche da Firenze, da Arezzo, da Perugia e zone limitrofe, quindi siamo diventati un buon punto di riferimento. La stabilità della società ci ha permesso questo. Chiaramente sarebbe stato un grandissimo salto di qualità, anche attrattivo per noi, fare campionati A e B, però comunque la società è salda, solida e permette ai nostri ragazzi di affrontare al meglio i campionati. Siamo partiti anche bene, diciamo sempre che per noi l'importante è portare più ragazzi possibile in prima squadra, quindi il risultato della singola partita conta meno che la crescita dei nostri ragazzi. Chiaramente confrontandoci è bello anche avere appunto un confronto diretto partita per partita, i campionati. Siamo partiti appunto molto bene con le vittorie della Berretti e dell'Under 15, la sconfitta immeritata dell'Under 17, e aspettiamo appunto i giovanissimi B che iniziano proprio domenica il loro campionato.